Comunque, tornando al nostro buon burattino, eravamo in questa zona della l'esposizione. Avevamo trovato la signora qua sopra, non mi ricordo precisamente dove. No, devo fare il giro proprio veloce, veloce. Fatti dare in culo. Non casca Epi, no? Qua sono cazzi da cagare, qua. Jesus. Merda, va bene, va bene. Può anche, potrebbe anche andar bene. Ora lavoriamo su quest'altro pezzo di merda qua dietro. Ok. No, no, tu rimani là per piacere. Non me ne arrombi i coglioni qua. Valutiamo un attimo la situazione qua. Allora, no, magari anche semplicemente, ecco, una scorciatoia. Qualcosa che... Ok, quindi qua abbiamo fatto il ponticello e va bene. Solo che quelli grossi con gli scudi stanno un po' da tutte le parti. Ma io muoio malissimo. Qua dietro, dove stiamo? Aia. Col cazzo che quello non è... Che quello è finto. Annuncio del circo, colui che ha raggiunto l'apice della vita, Victor, il campione, è tornato. Vi ricordate il grande lottatore Victor? L'Ercole di Krat, l'uomo che non si è mai tirato indietro, nemmeno quando si è trovato contro un leone e un orso. Il guerriero veterano che ha dipinto il circo con le vostre acclamazioni e i vostri applausi, Victor è di nuovo con noi, che ha dipinto. La malattia incurabile di Victor, sopraggiunta all'improvviso qualche anno fa, ha rattristato tutti i cittadini di Krat. Tutti hanno capito che dopotutto è un essere umano e che non si sfugge al destino. Ma con l'aiuto degli alchimisti e della scienza medica, Victor, il campione, è tornato dalla morte. La malattia non lo disturba più. La volontà d'acciaio e la potenza sovrumana che hanno sfidato il destino, l'uomo più forte del mondo, Victor, il campione, è di nuovo con noi. Il grande ritorno sarà contro un burattino automatizzato. Con la prossima luna piena assisterete a quello che sarà sicuramente un momento leggendario in cui l'uomo che ha raggiunto l'apice riuscirà a battere persino una macchina. Sono rimasti solo pochi posti, correte ad acquistare i biglietti. Allora, calcolando che probabilmente quello là scenderà e ci spaccherà il culo, io voglio capire se c'è una scorciatoia. Voi direte magari la scorciatoia è quella che sta di là. È possibilissimo. Ma vorrei prima capire se effettivamente io poi da qua come cazzo risalgo. Mi devo rifare per forza tutto il mega giro? O c'è una qualche altra... Perché io da qua sono andato lì e ho fatto la scala. Ok, qua abbiamo rifatto comunque quel giro là. Quindi, vabbè, un pochino abbiamo tagliato, diciamo così. Un pochino abbiamo tagliato. Proviamo, oh, signori, se c'è in cula, c'è in cula. Non è che possiamo... C'è in cula? Ancora no. Strano, attenzione. Non me lo aspettavo che non ci inculasse, ma ci sarà qualcun altro sicuramente. Qualcuno di voi vuole... Eccolo là, eccolo là. Merda. Allora, aspetta un attimo, tu. Oppela. Bravo, Pinocchio. Questa volta ci sei piaciuto con questo. Stavolta ci è piaciuto. No, non lo so, anche quello è naturalmente la scelta di dove buttare l'occhio ci sta per forza, mancherebbe.
Tu sei vivo o si vede? Ah, però che esplodevi non me lo aspettavo in realtà. Voi? Voi siete vivi a delle macchine. Eccola. Cristo santo. Oh, aspetta un attimo, Dio santissimo. Ok. No, di qua. Ok. Allora, sblocchiamo questo. E va bene. Servirebbe una mezza scorciatoia adesso. Io guardo sempre le spalle perché questi non me la raccontano giusta, eh. Lascia fare, che qua qualcuno che sbuca dietro a sti cosi. No? Ok. Allora, siamo di qua. Qui c'è il telefono. Allora, vediamo, altro indovinello? Tutte e 10 le fredde dita della donna ammirata. Ammira i polpastrelli della donna fredda alla grande esposizione. Dobbiamo capire mo qual è la donna fredda. Proviamo, vabbè, proviamo a vedere, mi raccomando. Cerchiamo di non morire nel mentre. Salve. No, porca la puttana troia. Ma che si fa così, a pezzo del mezzo? Ma col mitraglione a buffo. Non è bello. Grazie Danny, grazie a Danny46 Pro per i 5 mesozzi. Grazie Danny, grazie mille. Allora, il problema è che adesso abbiamo finito anche le cure. E la grande esibizione. Allora, qua ci stanno le due statue messe però. Vedi, queste secondo me si devono girare, eh. Non vorrei di niente. Però prima di farlo fatemi dare un'occhiata di qua, giusto per capire dove stiamo. Cazzo, aspetta, no, vabbè. Facciamo che prima giriamo la signora, poi
Allora, grande esposizione dipende dove. L'ingresso è. Cioè, l'ingresso, il cartello è questo. Quindi. Chiave della Trinità. Chiave della Trinità, chiave della Trinità. Allora, hai ottenuto il seguente oggetto bonus: cappello dell'alchimista, occhiali di smeraldo illusori, maschera del cacciatore di tesori e abbigliamento da cacciatore del cacciatore di tesori. Quando me la date sti cosi e perché? Vabbè, mo andiamo a vedere. Intanto fammi vedere la. Allora, una chiave ottenuta dal quiz del re degli indovinelli. Questa chiave probabilmente sblocca qualcosa. Il triangolo sacro era il simbolo segreto di qualche organizzazione. Ah, è sempre una di quelle porte. Ok, ok. Sì, per quanto riguarda l'abbigliamento, adesso andiamo a vedere. Posso. Il completo abbiamo. Allora, il cappellino. Sono spesso dagli alchimisti. Se sei una celebrità e fate. Cappello gli sta bene. Maschera da segugio pure però. Attenzione. Nostro Pinocchio. Tuttavia avere un unico vero tesoro che cercava di proteggere. Va bene. Il vestitino invece ci ha sbloccato questo. L'abito da caccia indossato da più grandi cacciatori di tesori. No, non ci danno. Vabbè, è solo una cosa estetica. Però il cagnolone un pochino lo usiamo, dai. Boh. Faremo una brutta fine. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho sbagliato. Ho dimenticato. Dovevo prima affilare l'arma. Ok. Merda. Ce n'è un altro col mitraglione. No, ce ne stanno diversi col mitraglione. Allora, facciamo una cosa. Andiamo prima. Che fa? Scende questo pezzo di merda. Dov'è? Via. Mettiamoci un attimo qua dentro. E almeno stiamo un attimo coperti da questi che sparano. In teoria. Dipende dove. Da dove sparano. Porca la troia però, eh. Molto veloci gli stronzi. Filato. Queste cose che ha scassato posso scassare pure io, sì. Insomma, sì. C'è qualcuno là sopra o qua dentro? Penso là sopra. Allora, queste sono i. Così del tram qua, eh. Allora, posso salire qua e poi rivado di là? Proviamo. Questo io lo trovi più complicato o più facile rispetto agli altri del genere Souls-like? Dipende, perché comunque Souls-like ce ne stanno diverse tipologie, tra virgolette. Questa mi spacca il culo, questa mi spacca il culo. Questa è veloce. Questa è veloce, questa è veloce. Questa apre il culo. Questa qui. E sti cazzi in suo momento. Diciamo un po' più complicato di quelli che ti danno comunque la possibilità di usare uno scudo, vista la mia incapacità di fare i parry. Peggio di quelli che ti fanno fare i parry proprio perriosi, tipo Sekiro. Insomma, dipende. Allora, puoi creare un braccio di legione tramite un connettore di legione. Usa la macchina di creazione e vieni lì all'hotel. Ok, però. Adesso riscendiamo. Rapporto sull'ordine di Crowd. Nessuno sa quando l'ammasso inorganico chiamato Crowd abbia affondato le sue radici a Krat. La prima testimonianza documentata risale a 600 anni fa, quando si verificò un crollo del terreno nella parte occidentale di Krat. Del Krat. Le persone che raccolsero i corpi dei contadini e dei muli morti trovarono minerali sconosciuti e rovine sul fondo della fossa, ma all'epoca non ne conoscevano il valore. Dall'insediamento degli alchimisti dell'isola, questa fossa del diavolo, detta rovine dei Trismegisto, si è rivelata una miniera di ergo di enorme valore. Prima di allora il Crowd era considerato solo una stalagmite con componenti di ergo, niente di speciale. A differenza dell'ergo non ha potere, è difficile.
difficile da lavorare e assorbe le preziose spore dell'ergo. Per questo era più che altro una seccatura. Tuttavia, dopo la diffusione del morbo pietrificante, le cose sono cambiate improvvisamente, quando il crowd è cresciuto esponenzialmente fino a diventare una minaccia per le fondamenta della città. Anche ora il crowd sta crescendo. È presto per fare ipotesi, ma mi chiedo se sia un minerale vivo che si nutre di ergo. Come spiegare altrimenti questa crescita anomala? Oppure un dispositivo di difesa delle rovine che reagisce alle anomalie? Forse. Quelle rovine maledette sono rimaste segrete per troppo tempo. Non ne sappiamo molto. Il crowd continua a crescere. Dobbiamo trovare una soluzione. Allora, noi... vabbè, da qua riscendiamo comunque. Allora, qua non credo ci sia altro se non proseguire qua. Penso di sì. Il fatto è che, cazzo, possibile che non ci sia una fottuta scorciatoia? Se io muoio adesso, e muoio adesso per forza di cose, che siamo veramente... Galera, ok, ok. Che chiave? Va bene. Allora, ehi. Non benissimo. Merda. Aspetta un attimo. Fammi vedere, fammi studiare un attimo. Mi metto qua in zona uscita nel caso, Merda, non gli faccio niente. Cristo, questo mi apre il culo. Allora, se corre e si lancia... La madonna, magari anche meno. No. Vai, vai, vai. No. Da dove? No. Ah, ok, giustamente devo fare prima così. Grazie, Metro. Aspetta, Paolo, poi vedo che muore. È anche una fase... Gesù Christian complicatina. No. No, 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 no. Niente, è finita male. È finita veramente male. Che cazzo ci riarriva qua? Gesù Cristo. Cori, cori, datte. Poi vediamo se... ma dove cazzo... la scorciatoia, la scorciatoia. A posto, credo. Era da ste parti il coso, no? Ok. No, ma hai fatto bene a sceglierla, secondo me. Soprattutto fai il Game Pass e passa la paura. Puoi giocare una madonna di cose. Scatole di rifornimento di craft robusto, ok. Allora, aspetta un attimo perché qua possiamo riscendere, ma... Fammi vedere un attimino qua intorno cosa abbiamo. Aia, là c'è il boss. Sì, c'è il coso di evocazione, quindi là c'è il boss. Bene. Allora dobbiamo fare una cosa. Riscendere. Oddio, riscendere. Mo appunto un attimo. Allora, il cuore di Ergo collega le menti con una lunghezza d'onda, quella pienezza trasparente dove la bugia non può esistere. È questo il nuovo vero mondo, una prigione forzata. Forse non sarò in grado di pensare liberamente, ridere della mia testa o scappare via. Allora, facciamo che... Vabbè, il boss direi non in queste condizioni. Potrei tornare direttamente con l'orologio di là, perché probabilmente ci stanno questi, quindi qua ci muoio con... cioè, non tanto per sti due, ma per quello là che si accende. E stava qua vicino il...
Sì, sì, famo così, signori, famo così. Famo così. Ah, no, potevo andare... Ho sbagliato. Perché possiamo... No, almeno torniamo qua, proviamo anche con il... questo qua forzuto, cerchiamo di affrontarlo, perché mo... Abbiamo fatto poco, però eravamo veramente nella merda, quindi... no, voglio andare anche dall'altro... Era... là sotto, là sotto, ok. Siccome abbiamo 12.000... Non le vedete, ma abbiamo 12.000 animelle, oh, ergo. Quindi direi che l'albero è pure pronto. Andiamo all'Hotel Krat, va. All'Hotel Krat, dove possiamo dare sta scatoletta. A chi la potevamo dare? A... l'ingegnere? O all'assistente? Mo vediamo. Non mi ricordo se a lui o all'assistente. Vediamo un attimino. Te lo do. At the House of Vanini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Richiedi valutazione degli oggetti da collezione. Che c'ho da collezione? Niente, allora. Aspetta, fate un attimo una cosa. No matter what fate brings us, I will be at Lady Antonia's side. Serving her is welcome okay. to hotel. Allora, fammi vedere prima cosa vende adesso, perché sennò poi mi dimentico sicuramente. Ok, adesso ha ste cose qua. Ah, vedi, questi li vende pure lui. Beh, due di quarzo. Ce n'ha tre di quarzo. Aggiungi altri prodotti. Scatola di fornimenti craft robusta. Officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks. Ok. Vediamo che cosa ha aggiunto. Ok. Allora, io ora come ora, onestamente, questi qua, vedi, poi costano sempre di più, per carità. Però ne potremmo prendere. A noi ce ne servirebbe. Beh, uno per fare quello completo, però ne possiamo pigliare pure un altro a sto punto, no? Facciamo così, pigliamo questi due e questo. Che ne abbiamo tre, così possiamo fare un paio di cose. Poi andiamo a prendere... andiamo a prendere pure i cosi del... Aspetta, signor, mo vengo, Abbiamo gli zecchini d'ovo. Che ci serviranno sicuramente, perché là dobbiamo senza ombra di dubbio chiedere il supporto al... Ok. E facciamo una cosa, prendo direttamente anche qui. Stalker, please. Sì, sì. Allora, quelli che utilizzo maggiormente questo, Vabbè, questi si possono pure prendere, ma credo di averne anche abbastanza. Ce n'ho 50. Spero che possano bastare. Sì, io maggiormente utilizzo questo qua che mi ridà IPV dello spettro. Il potere distruttivo dello spettro per un determinato periodo. Ce n'ho uno. Magari questo me ne dai un paio. Questo... Quanti ce n'ho pure questo? Ce n'ho uno, almeno un paio pure di questi. E poi per il momento facciamo che va bene così. Poi valutiamo. Ora andiamo un attimino da Geppetto a mettere i due quarzini. Sbagliato strada. A livellare adesso abbiamo 4.000 di arco, quindi non credo in realtà che riusciamo a fare granché. Vabbè, ci abbiamo pure quelli da utilizzare in realtà, però. E il CD Cyberpunk, adesso che ci liberiamo un pochino di sera in corso, se lo fa. Non so quando. Allora, noi eravamo arrivati a questo qui sopra, per l'appunto, che ci dà un migliore recupero della cella a impulso. Ah no, qua ce ne servono tre, non due. Ci ha fregato, ci ha fregato.
Di questi, vabbè, la cosa. Vediamo cosa abbiamo di interessante. Quando la cella impulso scarica, riduzione, diminuzione, recupero guardia. Magari facciamo. Vabbè, questi abbiamo fatti. Vediamo qua. Abilità e oggetto. Abbiamo. Da quelli livello 3 per vedere. Riduce i prezzi degli oggetti. 1 migliore effettivamente. Massimo i zecchini d'oro. Aumenta l'ergo quanto sconfigge un nemico. Interessante tutti quelli. Carica favola quando torni in vita potrebbe essere utile. Così lo usiamo anche più spesso, dai. Ok. Perfetto. E poi vedremo quando sbloccare anche gli altri. Anche se al momento uno ce l'abbiamo. Aggiungi slot cintura. Aumenta gli utilizzi del cubo. Sì, anche questo sarebbe interessante. Aspetta, quest'altro invece. Questi base pure potrebbero essere utili. Aumenta l'intervento. Tempo della possibilità di sbilanciamento del nemico. Beh sì, questo onestamente ci sarebbe anche utile. Ci sarebbe anche utile. Facciamo una cosa. I prezzi degli oggetti no, non lo so. Sarebbe utile ma... Ok, poi ci serve un altro quarzo che non abbiamo, credo, no? Dovremmo averli usati tutti, giusto? Oggetti necessari per uno. Qua... Ah no, uno ce l'abbiamo ancora, aspetta. Pure questi livello 1 non sono male. Comunque migliore attacco dell'arma quando la durezza è al massimo. Facciamo direttamente. Ok. Dai. Va bene, poi qua cosa abbiamo? Aumenta gli slot amuleto, ci può stare. Aumenta il numero massimo di slot favola caricati. Gli utilizzi della mola speciale. Guardia perfetta, causa regia. Spezza la posizione del nemico quando guardia perfetta. Successo. Se riuscissimo a fare guardia perfetta sarebbe meglio. Non assicuriamo niente. Bene bene bene. Allora bonsoir bonsoir. Nel mentre andiamo a vedere quanto ci serve per migliorare. Potremmo provare anche il braccio. Migliorare il braccio. Quanto ci serve? 8100. Ne abbiamo 4200, quindi potremmo usare qualcosa che ci abbiamo da parte. Ma allo stesso tempo voglio anche andare a vedere qua. Ci dice qualcosa. I always welcome friends.
Amola per il momento no, in realtà. Vediamo qua. Quindi possiamo Flamberga. Ondata di fuoco. Sauriti, va bene. Connettore leggero. Noi ne possiamo fare due di braccia, no? Potremmo fare. Quale conviene? Grazie, Veno Muskis. Grazie per i 7. Grazie mille. Bonsoir. Ne possiamo fare un paio. Ci sarebbe Deus Ex Machina. Braccio a legione in grado di piazzare una mina a terra sensibile al movimento. Quando la mina si trova nel terreno, esplode all'individuazione del nemico. Ok. Pandemonio invece. Un braccio a legione che spara una sostanza acida appiccicosa, corrode i nemici che entrano nella pozza di acido creata. Oppure questa potrebbe. Questa va bene con forza motrice, che al momento noi poi non abbiamo più rilivellato, mi sa. Questa con sviluppo, che non aumenteremo mai. Questo braccio a legione in grado di bloccare gli attacchi nemici con il braccio sinistro. Quando riceve un colpo, il dispositivo incorporato esplode e infligge danni al nemico. Beh, magari pure questo. Un simil scudo. Occhi di falco. Ah, cannonata. Braccio a legione che spara proiettili perforanti a distanza. I proiettili lanciati esplodono subito dopo l'impatto. Sono tutti e due interessanti, se devo dire la verità, eh. Però a sto punto, cioè, tre interessanti sarebbero. Questo della mina. Questo dello scudo. E l'occhio di falco. Allora, ne possiamo sbloccare due in realtà. Facciamo occhio di falco e lo proviamo. Proviamocelo. Cambia braccio legione. Da filo burattino mi metti occhio di falco. Sì, al momento 20-63. Ok, pure per provare. E eventualmente calibro. Questo 2. Questo è sempre calibro. Aumenta la portata dell'esplosione. Vabbè, per il momento proviamolo prima. Prima proviamo, poi vediamo. Vabbè, arrivederci a tutti, cavi. L'arma questa qua l'avevamo già livellata. E non so se riesco a fare un livello usando però le... Servirebbero 4000, quindi dovrei usare questa da 3. Una da 1000 ce l'abbiamo. Vabbè, se no usa direttamente queste qua. Arriviamo a 8 e 2, che era 8 e 4 però ci serviva. Scusa, non mi ricordo... Quanto ci serviva per livellare? No, 8 e 100, ok. Allora, capacità forza noi, forza motrice. Forza motrice con quest'arma. E pure un po' di vitalità ci potrebbe sta. Ma io vado di vigore. Il vigore al suo perché. Arrivederla. Andiamo, signori, dai. Adesso andiamo a vedere un attimino. Facendo questa strada riproviamo prima il tipo che ci si lanciava addosso. Magari vediamo se riusciamo a fare qualcosa, insomma. Tanto per provare, eh. E poi c'è il bossino. Non benissimo, però. Poi vediamo anche se, come sempre, arriviamo con quest'arma e la cambiamo prima del boss, che di solito è quello che facciamo. Posso provare a... No, eh? Vabbè, volevo provare a... Ok. E questo qua... Ce lo skippiamo. Anche perché qua già c'eravamo passati in realtà. Solo che non c'era la scala, quindi inutilmente, tra virgolette. Allora, come detto, lì c'è il boss, ma qui c'è quel tipo che proviamo, signori. Tanto come mo veramente non ci abbiamo niente da perdere.
Eh no, quando così te via. Te via. Te via, te via. E dai, Giovano. Ci verrà un tono. Cioè, sembra abbastanza lento. Cioè, spacca il culo. Ah, cazzo, questa è la manata. Non è il culo, questa arci sua. Ok, calibro legione, questo è quello che ci serve per... va bene. Ah, tra l'altro ho lasciato qualcosa per livellare il braccio. Ok. Vabbè, pure se non abbiamo il massimo dei... proviamo il boss giusto per vedere com'è. Tanto comunque a morì ci moriamo chissà quante volte, quindi... partiamo giusto per vedere come... come ci ammazza, insomma. Poi poi ci guarderemo. Campione, campione. This is where evolution becomes real. Che è un Frankenstein praticamente, hanno ravvivato. Penso di sì. The champion. È un mix tra macchina e spirito. Questo è agile, pare che è agile. Quell'altro almeno era lento, questo mi sa di no. Oh. Merda, la madonna. Allora, capiamo prima come si muove. Sembra abbastanza prepotentemente, se dobbiamo dire. No, almeno vorrei capire le tempistiche del Perry. Se riescono. La madonna però, eh. Sto provando a fare i parry, un attimo, giusto per capire se riesco o meno, perché... devo sempre capire per l'arma se riesco con quest'arma o se devo metterne una un po' più veloce, che è sempre quella che mi ha dato più soddisfazioni. Mo lenta. Fa più danno, per carità. Capire se ne... Insomma, alla fine comunque meglio con quella qui. Cazzo,
di stamina. Via uguale. Ehi, la madonna. Niente, si è bloccato di nuovo. I berri devi fare, che cazzo la fa? Vuoi fare i berri, non vai da nessuna parte. Perché ricordiamo sempre questa prima fase. A posto. E abbiamo già finito con le pietre. E gli ho tolto metà vita, la madonna. No, dai. Questo addirittura la prima fase dura fino a metà della barra, poi... Molto bene. No, pensavo di solito... Sai come arrivano... Li ammazzi una volta, tra virgolette, e poi si incazzano forte. Questo manco di ammazzare una volta. Merda, Cristo santo, mi ha spaltato già di su. Ma perché? Vabbè, cazzo, però per sparare a sta cagata ci mette un'ora e mezza. Cioè, dacci la data. Molto dura. Vai, io lo attiro e tu lo pesti. Non gli ha tolto niente. Non credo lo spettro possa durare granché, eh. Questa droga. Già morto. Merda. Bravo, spettro. Rintronano. Dai, calmino. Mettiamoci uno qua e lo spettro di là, così almeno. Vai, vai. Aspetta. Eh no, se fai lo spettro, poi fa Stefindus così. Boom! Madonna, bravo lo spettro però, bravissimo, vedi che si è scansato proprio. Niente. Sta facendo.
schiaffo a caso, però. Aspetta, eh. Vai tu, spettro, che io nel mentre lo attiro. Olè. Ah, però vedi, pure lo spettro che comunque spettreggia. Bravissimo. Non sempre, però. Cazzo. Ok, ok. Va bene, questo l'abbiamo visto prima. The new world belongs to us. Via lo spettro, no, via lo spettro. Via lui, via lui. Te lo pago per questo. Sta pagato lo spettro. Bravo. Merda. 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 Cristo. Stavo cercando di usare il cubo per far curare lo spettro, ma... dai. No. Spettro. Bravissimo. Cazzo. Vai, vai. Vai, vuoi rintronare. Dai. No. Ma non l'avevamo rintronato? Ah, sì. Aspetta, aspetta. Io vado qua. Non è vero. Non ho fatto un cazzo. Ah, poi giù. Era fattibilissimo, ma evidentemente non mi è piaciuto. Aspetta che avevamo pure parriato. Vabbè, no, però, Cristo Dio. Aspetta un attimo. Merda. Ha fatto volare. Cioè, abbiamo un'altra fase. Vabbè, si è rubato la kill. Salve. I'm surprised you defeated Victor. Simon Manus. Vetter's creations are truly marvelous. Hai visto? Ah, but where are my manners? My name is Simon Manus, a leader among alchemists. Erbos alchemista. I've known your father for a long time. We used to be colleagues, you know. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind. Locked into conventional thinking, I'm afraid. But even he can't stop such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring, is it not? What do you suppose our cure has created here? La speranza di una cura. To admit some surprise. I didn't expect you to be as rational as we are. I'm impressed, even if it's a lie. I'm sorry, I underestimated you for being a puppet. You're open-minded enough to hear the truth about the petrification disease. The disease does not signify death.
It's the process of purifying a person's essence. A purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body and a mind free of lies. The essence is ergo. Yes, the ergo you use as your power was once a human being. Okay. Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Truly, it's an honor. Ergo's power can do even more. In the hands of the awakened, its abilities are limitless. We already have the means to control that power. Power beyond your imagination. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future on the Isle of Alchemists. You're welcome to come to the island and witness our triumph firsthand. Or perhaps you'll make a futile effort to stop us. Maybe the Saintess statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting, not to mention demoralizing. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that Simon Manus, leader of the alchemists, isn't hospitable. Che vede la galleria della statua della Santa della Misericordia, che è quella porta che avevamo visto prima. Ok, ok. Allora. Sì, qui c'è questo che utilizziamo. Eventualmente usiamo lo Stargazer per un livellino, mi sa che c'è. Hotel Krat. Ma la tipa che abbiamo aiutato prima ce l'ha trasportata direttamente qua, o ci dobbiamo andare a riparlare noi? Che ha detto che dovevamo liberare Burattim. Immagino dovevamo battere il boss di zona. Se no, nel caso ci riandiamo. Comunque qua ci vogliono parlare. Questi, mo vediamo. Ah no, eccola qua. I'm afraid you saw my bad side at the Grand Exhibition. I was able to escape, thanks to you. I didn't mean to be ungrateful. I'm a soldier from outside Krat. They sent us in pairs to investigate. I got trapped by the blockade and separated from my partner. I don't think the puppets are the only things at play here. Can I stay with you until I get in touch with my partner? Tanto non è casa mia, comunque fai a piacere, nient'altro. But what is happening to Krat? I get the puppets. What is happening? Ok. Ci doveva parlare pure Polendina, non mi ricordo. Lady Antonia has heard about the Grand Exhibition. She realizes their cure is meaningless. Her illness has worsened. Perhaps because she lost hope. I fear we might lose her soon. Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe that gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Please find a way to treat her. Sì. No matter what fate brings us, serving her. Sì, va bene. No, se mi dà qualche. No. L'alchimista che avrebbe in linea teorica questa possibilità. Ma scusa, il tipo che stava qua, che è quello che mi ha dato. Fino a fatto? Non lo sappiamo. Boh. Grazie, Lucian. Grazie per i 7. Grazie mille, bonsoir. I have no idea so many secrets are buried. Thanks for keeping me company. No. In realtà niente di nuovo di più. E vabbè, andiamo allora. So you met Simon. I've been dreading this conversation. I should have told you about Simon earlier. But it's the sort of thing you have to see to believe.
He is the most dangerous man in Krat. C'è quello degli zecchini, no, però. He spreads mayhem and death for a delusion he calls evolution. Andiamo a vedere. Simon wants to evolve a new world in Krat. A horrible future. Even worse than the carcass monsters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Krat from Simon, no one can. Find the Isle of Alchemists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can, of course. Please, save Krat. Whatever choice you make. Allora, in linea teorica, aspetta un attimo, perché noi mo, effettivamente questa qua la stiamo usando abbastanza, va di tecnica. Non abbiamo rivelato là, però magari un livellino di tecnica per quest'arma lo possiamo pure mettere adesso. 4, perché se andiamo comunque... Vabbè, questo ha pesantezza, insomma. Un momento, poi vediamo. Siamo abbastanza pesanti e non è... Arco necessario 8 e 9. Se fare di nuovo un'altra tecnica o effettivamente uno di capacità. Allora andiamo a parlare con il tipo degli zecchini, vediamo se effettivamente le... ho detto in cambio degli zecchini, quindi sì, probabilmente qualcosina la potrebbe avere. Io ho 6 zecchini, però biondo. How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well, thanks to you. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but I leave the choice to you. A longer but painful life, or a quicker but peaceful end. I'll make the cure if you give me 1 gold coin fruit. Allora, io lo zecchino te lo do. Una cura per Antonio. Stalker, please. If you... Però effettivamente. Ma io vorrei mettere un attimino a conoscenza la signora Antonia di questa cura, cioè nel senso, vita un po' più lunga ma tra atroci sofferenze o morte pagata tranquilla come ha detto lui. Io opterei per una morte tranquilla, non è per qualcosa, perché insomma Antonia comunque la sua età ce l'ha, non è che muore giovane, ci avrà i suoi 300-400 anni a coscia. Quindi Anto, io te lo chiedo. Sì. Ala, la dobbiamo dare allora a Polendina. Non ci dobbiamo parlare noi con Antonio. Polendina, gliela dai tu la cura? Ma Polendina gliela dà, perché tanto che cazzo ne frega. Lui basta che ci sta Antonio. I believed in you, and my belief has been rewarded. Però cura no. She can be cured. Allora, Polendina, dobbiamo parlare. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Ah, però every attenzione. Option is painful. I
cannot know what's neanche io scelgo, scegli Antonia se devi scegliere. What would you choose? Dai, ma non puoi far scegliere a me. Allora, io obiettivamente non la userei. Però no, io non la userei. I see that you too are reluctant to bid farewell to Lady Antonia. No, no, I wish she could stay with me longer. Even if that time might be painful for her. No, io avrei detto che non la selfish of me. Scusa, no, io ho detto che non la userei. I hope she forgives me for my choice. Ho sbagliato tasto. I will dispose of that cure, lest I be tempted. Ah, no, ok. Please accept this token of my gratitude. Mi spiace per la signora Antonia, però. No matter what fate brings us, I will be at Lady Antonia's side. Sì, ci sta. No. Serving her is my welcome to Hotel Craft. No, no, niente, era giusto per sapere se mi dicevi qualcos'altro. Mi sembra. Mi sembra giusto. E vabbè, diamo un'occhiatina. Che dobbiamo dare un'occhiatina? No, niente. Zona dove stavamo prima, che Hotel Krat. Ah no, ci deve parlare questa qua. Will you do no, me a favor? For once it's not difficult or dangerous. Just give this to Alidoro. I'd give it to him myself, but he's in the barren swamp now. He'll understand the significance of this gift. I know. Just do this for me, and I'll be grateful. Alidoro è quello della cosa, ok. Guanto a quattro dita. I know my way around a weapon. No, no, niente, niente. Stavo solo a vedere una cosa. È nella palude Alidoro, quindi. Intanto andiamo qua. Poi vediamo un attimino la descrizione del guanto, anche se tra pochino ci salutiamo, signore. Oh, comunque il boss l'abbiamo fatto, cioè nel senso abbiamo completato anche questa zona. Ci possiamo ritenere soddisfatti quando riusciamo a eliminare un boss, anche se con l'aiuto dell'amico qui, ma onesto. Allora, mi dica un attimino, giornata piovosa, allora, cioè abbiamo quella chiave per tornare a quella porta. Quest'altra in più, poi il guanto che dice guanti realizzati da Eugene come regalo per Alidoro, unici nel loro genere, hanno solo quattro dita. Eugene ricordava chiaramente il persecutore che l'aveva salvata dalla torre dell'officina proprio prima di morire di fame. Preparò un regalo fatto col cuore per ringraziarlo del suo commovente sacrificio. Ok, va bene. Allora, facciamoci un attimino qua. Non so se questa possa portarci a una scorciatoia che ci riporta a quel portone, perché onestamente non mi ricordo minimamente dov'era quel portone. Isle of Alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. That's something, I guess. Perché quel portone stava. Dove cazzo stava quel portone? Non mi ricordo. O magari sta strada ci riporta là, eh. Ci potrebbe. No, direi di no. No, allora dobbiamo. Ai, ergatte la volpe. Prima di andarcene a questo punto, proviamo. No, però non mi ricordo veramente minimamente dove stava quella porta. Beh, oddio, non per forza uno deve bestemmiare come se non ci fosse un domani. Ci sta. Non è solo quello l'ospizio. Proviamo a ritornare indietro da qua, anche se, come detto, non mi ricordo minimamente dove fosse il portone. Allora, qua mo ci resta questo, credo di no in realtà. Penso che fosse, ok, un nemico unico, diciamo così.
Airportone. Ah, eccolo qua. Pensavo fosse più lontano. Meglio così. Oddio, Roberto, che ne so. Ok. Ripristinare il sistema usando la statua della Santa della Misericordia. Puoi usare gli zecchini d'oro per ripristinare livello, organo P, braccio a legione. Più ripristini effetto, più zecchini d'oro saranno necessari. Ah, ok. Livello, organo P e braccio della legione. Ok. Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm a listener. To bear witness. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me. In this time and place. But now I understand. Ergo reached out. Wanting someone to hear it was once human. Or maybe it wanted someone to remember it. Perhaps a god or an angel. Who knows? But the alchemists have tainted everything. The gold coin tree is a pathetic creature they created from the listeners. Like many of their creations, it's tragic, but useful. You can control Ergo with gold coin fruits. The sad tears of those who became trees. If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree of them. Or something even more tragic. Don't let the sacrifice of the alchemists' victims be in vain. With the fruit, they lend their strength to you. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. You honor their sacrifice, their grief, and tears. No, aspetta, la cosa dell'Ercole volevo chiedere. Che ha detto dell'uomo. Puppet frenzy and carcass monsters don't happen by chance. They're all related to Ergo. Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. Contains the memories and distilled lifespan of the victim. That's why puppets sometimes awaken their old selves or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power, and he noticed that the process of curing the petrification disease could also create enhanced humans. Krat became a city of monsters and petrification disease. Because of Simon's terrible experiments. The King of Puppets tried to stop Simon. But he didn't do well either. Now, our only hope is you. E non state messi bene, ho detto. Save Krat from this nightmare. Sì, io sono l'unica speranza, mi spiace per voi. Allora, tu burattino che sogni una vita nuova, offri uno zecchino d'oro, questo dispositivo è alimentato a zecchini d'oro, no? La vita di un vecchio burattino. Sì, abbiamo ripristina livello, ripristina organo P e ripristina braccio legione. Allora, il fatto di ripristinare braccio legione potrebbe essere utile, magari se uno vuole potenziare uno, magari poi non ci si trova bene e recupera i pezzi, in teoria. Il livello va bene, cosa che si può fare anche all'albero. Il livello, sbaglio, cioè il livello si dovrebbe ripristinare anche all'albero e non ti costa zecchini, così, non lo so, l'abbiamo ancora provato. E l'organo P, vabbè, ok. Va bene. Sapim. A posto così. Per il momento rimaniamo così, poi vediamo
cosa conviene fare o meno. Noi in realtà qua dobbiamo andare da... Sì, da sto lato, sì. Anche se, visto che adesso ci dobbiamo... Abbiamo fatto la parte del boss e quindi ripartiamo per... anche con la... Cadeleferica. C'è il gatto e la volpe anche che ci aspettano. Però a questo punto direi di salutarci qui, così concludiamo questa... la bozza con questo... col bossino e tutte le cose di contorno prima di andarcene da un'altra zona.